Allora, partendo dal presupposto che mi piace molto farvi parlare, lasciarvi un po' sfogare, dire un po' di cazzate e poi darvi una stoccata, ma non a tutti, perché comunque la maggior parte delle persone sono intelligenti, però c'è chi si diverte a fare questi giochetti. E la cosa comunque che sicuramente più amo è passare per quello che sono, quindi dire sempre ciò che penso e esporvi sempre la verità, perché diversamente non saprei fare. E capire comunque che spesso avete a che fare con persone che purtroppo non ve la sbattono in faccia. Quindi ho letto abbastanza stronzate, ho fatto sfogare per bene. Adesso troverete postata tutta quanta la verità, insomma, di quello che è successo oggi, così vi darete una spiegazione al perché io e Claudio ci seguiamo e siamo diventati improvvisamente amici. La realtà dei fatti è che io e Claudio comunque non siamo mai stati nemici, c'è sempre stato molto rispetto e siamo stati sempre, a causa delle vicissitudini della vita e quindi di cose antecedenti, del trono comunque precedente alla mia esperienza, messi un po' sul piano degli antagonisti. Terminata la storia tra me e Sonia, lui rilasciò un'intervista nella quale gli venne chiesto cosa pensava di tutto ciò e invece di farsi una grassa risata, sguazzare all'interno di questa situazione, disse delle bellissime parole e io gli scrissi questo messaggio per ringraziarlo perché secondo me era stato un uomo. Ieri sera inoltre, come avete visto nei messaggi precedenti, mi ha mandato un'ulteriore risposta alla mia storia, nella quale mi ha scritto un bel complimento. Io non me l'aspettavo e ho voluto rispondere ancora con questi altri messaggi che adesso vi mostro, perché penso che sia un ragazzo che merita il mio rispetto. Quindi hai la mia totale stima e quel segui significa quello, perché comunque rimanere se stessi non è da tutti e te l'hai fatto. Invece a voi dico che prima di fare relazioni, pensare, dire, scrivere qualsiasi cosa su determinate persone, dovreste semplicemente sciacquarvi la bocca e pensare. Fortunatamente io la faccia ce la posso mettere, quindi continuerò ogni qualvolta vorrete e me lo chiederete a darvi spiegazioni, perché a me piace darvi spiegazioni, perché io posso dirvi sempre la verità, nel bene e nel male, non c'ho nulla da nascondere, sono questo, ho i miei difetti, i miei pregi e non cambierò mai.